Forse è anche molto più semplice la questione del 25 aprile, festa di liberazione del nazifascismo, cioè riconoscere che una parte minoritaria stava dalla parte giusta e una parte maggioritaria stava dalla parte sbagliata, perché se no non si capisce più niente, o no? No, no, sono d'accordo, infatti la farei cadere un po' meno dall'alto, anche se gli spunti di Iosi sono molto stimolanti da un punto di vista storico, ma fotografiamo il presente. Noi stiamo per festeggiare, io almeno come credo tutti voi, io lo farò con Francesco Guccini, quindi lo farò con particolare gioia, il 25 aprile, che sarà, da quando noi lo festeggiamo, il 25 aprile più inviso a un governo, perché neanche Berlusconi detestava così il 25 aprile. Facciamo la foto del governo attuale in relazione al 25 aprile. Il problema non è le colpe degli antifascisti, che sono tante, l'ha raccontato Pasolini e tanti altri. Il problema è che qui abbiamo un governo che è profondamente imbarazzato dal 25 aprile, ma soprattutto un governo che non si dichiara, soprattutto Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia sì, antifascista. Questo è il problema. Qui abbiamo una seconda carica dello Stato che in casa c'ha il busto del Duce, se gli dici fascista è contento, la russa. Qui abbiamo un presidente del Consiglio che ogni volta che gli dicono lei è antifascista, parte con delle supercazzole che ne basterebbe la metà. Perché? Perché non è antifascista. Non vuol dire che sia fascista, anche se ieri Barbero su questa rete ha detto che coloro che si dichiarano non antifascisti de facto sono fascisti. Ma un problema ci sarà. Ogni volta che viene posta una domanda semplice, lei è antifascista, a qualsiasi ministro della Lega o più ancora di Fratelli d'Italia, questi reagiscono come se tu gli avessi bombardato casa. Lo ha fatto Lollobrigida, lo ha fatto San Giuliano. E allora, fermo restando che non sposta mezzo voto, è o non è un problema che un governo di matrice post-fascista sia imbarazzato ogni volta che gli si chiede se è antifascista? Secondo me è un problema che non sposta voti, ma è un problema perché siamo governati da gente che orgogliosamente non è antifascista, e a me questa sembra una stortura.